4. Telespettatori, buonasera. Benvenuti nel salotto virtuale dell'Associazione Poeti Solo Poeti Poeti, che da 8 anni organizza il premio letterario Città di Sazzana, che si svolgerà a dicembre. Vorrei ringraziare anche Giuseppe Di Litto per queste sigle molto belle che invitano a visitare la nostra bellissima Liguria. È la 27esima puntata che parliamo di poesia, narrativa e saggistica ed è diventato un appuntamento preciso e puntuale che ogni lunedì, mercoledì e venerdì vi aspettiamo in questo nostro salotto virtuale, che per noi non è un banale incontro online, ma che ci piace definire una camera di biblioteca dell'anima. Vi invito inoltre a mettere mi piace alla nostra pagina Poeti Solo Poeti Poeti e anche su Instagram abbiamo un'altra pagina, Premio Città di Sazzana, dove troverete le copertine dei libri degli autori che hanno partecipato al premio letterario. Seguiteci e mettete tanti mi piace. Stasera parleremo di un autore che ha scritto un libro molto interessante, un diario, un percorso di vita. E in questo caso la ricostruzione del viaggio, ma non un viaggio qualunque, il Cammino di Santiago, che lo ha arricchito lasciandogli un segno dentro. I paragrafi sono molto curati, la scrittura è lucida e ben strutturata e Giuseppe, con abilità, ha saputo far susseguire episodi avvincenti dove il lettore si è trovato catapultato inconsapevolmente tra avventura e curiosità, senza riuscire a distinguere la narrazione romanzata dalla realtà. Giuseppe Lionelli di Vignola Modena, buonasera, benvenuto nel nostro cartino letterario, buonasera a lei. Buonasera, allora, grazie per l'accoglienza. Grazie a lei. Volevo chiederle, cosa significa per lei viaggiare? Perché lei ha viaggiato lentamente con velocità più o meno di 4 km, con uno zaino di 10 kg sulle spalle. E cosa rende diverso il cammino verso Santiago da una camminata di tutti i giorni? Allora, cosa rende diverso queste due tipologie di camminare? E apparentemente possono sembrare la stessa cosa, ma in realtà hanno delle differenze grandissime. Prima fra tutte che quando decido di fare una camminata quotidiana attorno a casa o nel perimetro, nella zona di solito dove si vive, che può essere una camminata di 10, di 15 km, quindi anche una camminata
impegnativa, una camminata che non è una sgambatina, e abbiamo la certezza di ritornare nei luoghi che conosciamo. Torneremo a casa nostra, faremo la doccia a casa nostra, mangeremo a casa nostra, ci sederemo sul divano di casa nostra, probabilmente guardando qualcosa alla TV o leggendo un libro. Tutto questo va benissimo, non c'è niente di male, però manca un aspetto, che è quello dell'ignoto, quello del non conosciuto. Quando invece si è in cammino, quando si parte per un cammino, che può essere quello di Santiago, può essere la Via Francigena, può essere, adesso va tanto di moda qua nelle mie zone, la Via degli Dei da Bologna a Firenze, qualsiasi cammino che si intraprende, lungo o corto che sia, noi quando partiamo la mattina non sappiamo cosa ci succederà nell'arco della giornata, non sappiamo dove mangeremo, non sappiamo se ci fermeremo nell'ostello o nel luogo dove abbiamo programmato di fermarci, perché può succedere di tutto, a parte che quel luogo che abbiamo, dove abbiamo programmato di fermarci probabilmente non lo conosciamo, non ci siamo mai stati. Sappiamo che esiste perché l'abbiamo letto sulla guida, ma può succederci di tutto, nel senso che può essere che ci facciamo male e abbiamo esigenza di fermarci prima perché prendiamo una storta alla caviglia o perché incontriamo una persona che ci sta talmente simpatica che ci coinvolge emotivamente o anche solo da un punto di vista di interesse rispetto ai discorsi che si sono affrontati nel corso della mattinata in cui si è camminato assieme, che decidiamo di fermarci nello stesso luogo dove si fermerà quella persona, che sarà diverso dal luogo che avevamo previsto noi. Quindi può essere prima o può essere dopo. Quindi, quando si parte per un cammino, sai, hai qualche certezza ce l'hai, una che dovrai camminare un passo dopo l'altro, ma quello che succede non lo puoi sapere. Non saprai dove dormirai alla notte, non saprai se il tuo vicino di letto è una persona che hai già incontrato nei giorni precedenti o è una nuova persona. E quindi abbiamo la possibilità di sperimentare l'ignoto, abbiamo la possibilità di lasciarci perdere. Ed è una cosa curiosa in questa società anche il concetto di potersi perdere, di poter affrontare qualcosa di non programmato. Ognuno di noi ha una vita, non dico schematica, programmata dall'A alla Z, ma abbiamo dei programmi abbastanza stringenti rispetto alla nostra quotidianità. Bene. Quando si è sul cammino, quando si parte per un cammino, i programmi non esistono e quindi ci si dà la possibilità di perdersi, ci si dà la possibilità di conoscere l'ignoto, ci si dà la possibilità di aprire le porte di se stessi a quello che succede e può succedere di tutto. Infatti adesso volevo fare una domanda che entriamo un pochino più dentro a quello che ha vissuto lei, però volevo formulargliela in questa maniera. L'evoluzione del cammino, anzi dei cammini per verso Santiago, è oggi sotto gli occhi di tutti. Un fenomeno esploso sotto ogni punto di vista, sociale, economico, turistico, un itinerario quasi di moda. Ma in realtà questo fascio di strada non è solo un cammino, come mi diceva lei, è la ricerca della propria identità. Ci racconta qualcosa che per lei è stato importante durante il cammino di Santiago? Certo, la prima cosa importante è che durante il mio cammino, soprattutto nei momenti in cui avevo la possibilità di camminare da solo, ho instaurato un dialogo con una persona che non esisteva più, era morta da qualche anno. Una persona a cui ho dedicato questo libro e quella persona è mio padre. E non lo so, non l'avevo programmato, però è venuto da solo che passo dopo passo, nei momenti di solitudine,
mi sembrava di avere al mio fianco mio papà e di affrontare con lui tematiche che non avevamo affrontato nel corso della nostra vita. Tematiche che spesso ci avevano anche diviso. Non avevamo mai avuto dei grossi problemi. Con mio papà, credo di aver discusso pochissimo, sinceramente. Era una persona veramente amabile e stupenda. Quindi però ci differenziavano alcune cose. Per esempio, lui era molto credente, mentre io, quando ho iniziato il cammino di Santiago, ero tutt'altro che credente, per esempio. E quindi questa differenza ha portato anche a scelte di vita che sicuramente mio papà non aveva condiviso. E però nel corso del cammino ho sentito forte la sua presenza, l'ho sentito vicino a me, l'ho sentito di fianco a me e abbiamo affrontato, o almeno ho affrontato, ho raccontato quello che avevo dentro, quello che sentivo rispetto a determinate tematiche legate soprattutto alla spiritualità. E in questo modo credo di... ho avuto la sensazione, non voglio avere... la pretesa di dare delle certezze, però ho avuto la sensazione che di aver sistemato o chiarito alcune questioni con mio padre. E mi sembrava anche che lui condividesse quello che stavo facendo, e l'ho vissuta come una sorta di viaggio riparatore, di pellegrinaggio anche pensando lui e come se camminassi con lui, quello di fare 850 km e di arrivare sulla tomba dell'Apostolo Giacomo. E quindi questa sicuramente è stata una cosa che mi ha toccato molto dentro, che mi ha portato a confrontarmi con quella spiritualità che per tanti anni avevo rifiutato e ora non posso, non me la sento di dire di essere un credente e convinto, però sicuramente nella mia vita si sono aperte delle finestre dalle quali quando mi metto a guardare cosa sta oltre quella finestra, vedo che ci sono delle cose interessanti che mi incuriosiscono e delle tematiche che desidero conoscere, affrontare, vivere e vedere dove mi possono portare. Un'altra tematica importantissima che mi ha toccato nel profondo e credo che mi abbia portato a cambiare qualche atteggiamento nei confronti delle altre persone sono gli incontri. Gli incontri, perché come vi dicevo, gli incontri sono una parte fondamentale del cammino di Santiago. Ci sono Infatti tanti temi. è la domanda che avrei voluto farle in questo momento. Intanto vorrei collegarmi a quella di prima, che è emozionante, cioè ritrovare e dire le parole non dette a un papà e sentirlo vicino, secondo me è veramente un'esperienza unica. Infatti vorrei dedicare prima o poi un premio alle parole non dette al papà, che non sempre siamo riusciti a dire. Comunque la terza domanda è questa, che le vorrei chiedere. Camminare, scrivere, raccontare, trasmettere e restituire le emozioni di un viaggio per lei è stata una vera e propria necessità, si evince dal libro che lei ha scritto. È riuscita a dare nuovi impulsi alla sua vita e alla sua creatività narrativa, a far fluire nuove sensazioni legate a questo viaggio. Si è spogliato di orpelli e pregiudizi, incontrando persone che in un primo momento aveva allontanato, per poi accorgersi che avrebbero avuto tanto da insegnarle. Ci può raccontare alcuni aneddoti? Forse si stava riferendo a quella che l'ho interrotta e magari se vuole raccontarle ai telespettatori.
Certo, lei ha colto perfettamente le mie intenzioni. Volevo parlare appunto di incontri, incontri che come tutti gli incontri che avvengono lungo il cammino sono incontri non preventivati, sono incontri che ti colgono di sorpresa, ti stupiscono, ti coinvolgono. E uno degli incontri fondamentali per me avvenuti sul cammino di Santiago è quello con Carlos. Carlos si chiama così realmente anche nel libro e si chiama così anche nella realtà. Tutti i personaggi del mio libro, del mio romanzo, a parte il personaggio principale, Antonio Baldini, che non l'ho chiamato col mio nome, però tutti gli altri conservano il loro nome originale, quindi Carlos compreso. Carlos io l'ho incontrato all'inizio del mio cammino, durante i primi giorni, non mi ricordo se era il terzo o quarto giorno di cammino, e a volte siamo guidati dal destino, credo, siamo guidati da qualcosa che non possiamo, che va oltre i nostri programmi, e mi rifaccio al discorso che avevo fatto prima, che andiamo incontro all'ignoto. Perché dico questo? Perché io non dovevo arrivare nel luogo dove avrei incontrato Carlos. Il mio programma era quello di fermarmi a Zarauz, un paese sulla costa, una piccola cittadina sulla costa dei Paesi Baschi, e lì avrei dovuto dormire. Quando sono arrivato a Zarauz, pioveva, a maggior ragione mi sarei dovuto fermare, però sentivo qualcosa, ero anche stanco, a dire il vero, sentivo che non dovevo fermarmi, che dovevo proseguire. Ho continuato a camminare e sono arrivato in un altro paese, di cui non ricordo il nome, Getaria o Getaria, mi sembra di ricordare, dove però non c'erano delle accoglienze per i pellegrini. C'era la possibilità di dormire, alberghi, bed and breakfast, ma a dei prezzi che erano troppo alti per il mio budget quotidiano. E quindi non avevo altra scelta che continuare, e camminare ancora e raggiungere l'ospitalità pellegrina successiva, che distava, mi sembra, 5-6 km in collina, tra l'altro. E quindi sono fatto una tappa bella lunga. Quel giorno arrivo in questo albergue privato gestito da una famiglia, dove mi viene assegnato un posto letto, e poi alla sera la cena era condivisa. Attorno al tavolo di quella cena c'erano 7-8 persone, eravamo in 7-8, tra cui c'era Carlos con due persone che io credevo suoi amici, ma che in realtà aveva incontrato quel giorno. Bene, per farvela breve, io mi alzai da quel tavolo con un proposito. Carlos e i suoi amici non li voglio più incontrare. Gli avevano fatto qualche torto, avevano dei problemi, avevano gestito male la serata. No. Chi aveva dei problemi era Leo, era il sottoscritto. Tra l'altro, faccio una parentesi, il mio nome è Giuseppe, ma tutti mi chiamano Leo, e guarda caso il nome di mio papà era Leo Leonelli. Quindi ero io che avevo dei problemi. Ma nonostante questo sono andato a letto convinto del mio proposito. Il giorno dopo mi sono alzato più tardi di tutti gli altri, ho lasciato che il gruppo di Carlos e tutti quelli che erano attorno al tavolo per la cena partissero, camminassero, e ho voluto mettere dei chilometri tra me e loro. Mettere dei chilometri, a volte anche solo 3 o 4 chilometri, vuol dire non incontrarsi più per qualche giorno, ed era quello che volevo. Alla tappa successiva, ad Eba, arrivo all'ostello e sono il primo. Non avevo incontrato nessuno durante la giornata. E quindi mi feci la convinzione che Carlos, i suoi amici e tutti quelli che avevo conosciuto, incontrato la sera prima, erano già oltre, avevano già passato Deba, perché se non erano all'ostello, non li avevo incontrati,
il mio ragionamento mi aveva portato a quella convinzione. Quindi faccio la doccia, esco per fare un giro in paese, mi bevo una sidra tipica di quelle zone. Quando torno all'ostello, l'ostello cominciava a essere animato. Nel letto di fianco a me c'era già appoggiato uno zaino, segno che qualcuno era arrivato, l'aveva occupato, e guarda caso quello zaino, che io ancora non conoscevo, era di Carlos. Quindi quando è arrivato, dopo lo stupore per averlo visto, non ho potuto fare altro che salutarlo come ci si saluta tra pellegrini. Hola amigo, hola Carlos, che tal, come sta, todo bien, como... E ci si racconta un po' la giornata. E alla sera ceniamo insieme, ancora. Il giorno dopo ci incontriamo a metà strada, beviamo una birretta insieme, alla sera ceniamo insieme. Insomma, dopo 2 o 3 giorni camminavamo insieme e così è stato. Siamo arrivati a Santiago insieme. E Carlos, con Carlos, è nel libro, questo lo potete trovare, ci siamo salutati più di una volta e rincontrati perché avevamo anche dei programmi diversi, ma era nato un legame che non riuscivamo a staccarci l'uno dall'altro. Avevamo quasi bisogno di arrivare a Santiago insieme, di celebrare insieme il conseguimento della meta. E oggi, dopo quel cammino, dopo 5 anni, anzi no, dopo 7 anni da quel cammino, per me Carlos è mio fratello. E quando dico fratello, non dico qualcosa con superficialità, con leggerezza. Dico la verità, Carlos è mio fratello, ma ovviamente cioè non è un fratello di sangue, perché non apparteniamo alla stessa famiglia, ma apparteniamo alla stessa famiglia che ognuno di noi ha costruito nel corso della vita, e tutte le volte che ci sentiamo, ci salutiamo, la sensazione è sempre quella. C'è una bellissima, per me bellissima storiella. Ero in Abruzzo a presentare Santiago in una scuola. Aspetti, che se no ci brucia le domande di Ah, dopo. ok, va bene. La lascio col Mi fermo. vicepresidente del premio. Buonasera, Rio. Buonasera, Giuseppe. Per uno scrittore è un momento importante la pubblicazione del suo primo libro. Ci spieghi quando ha deciso di pubblicare il suo primo libro e che emozioni ha provato quando ha avuto il libro tra le sue mani? Allora, quando ho deciso di pubblicare il primo libro, che si chiamava Santa Maria, correva l'anno 2006, diciamo, ho deciso di pubblicarlo nel momento in cui ho trovato un editore che me lo pubblicasse. E la sensazione che ho avuto quando per la prima volta l'ho tenuto tra le mani, per la prima volta ho visto dei cartoni pieni di Santa Maria, del mio primo romanzo, non è stata una sensazione piacevole, ve lo devo dire sinceramente. Lo ricordo ancora oggi come un momento difficile, un momento che non avevo messo in preventivo, veramente, non l'avevo messo in preventivo. Cosa non avevo messo in preventivo? Non avevo messo in preventivo che dentro quegli scatoloni c'erano tante copie del libro e in ognuna di quelle copie c'erano delle mie riflessioni intime che non avevo previsto se che le avevo buttate giù, che le avevo scritte di getto, avevo accettato che venissero pubblicate sul libro, ma non avevo riflettuto abbastanza se ero disposto a condividerle con i lettori. E quindi mi sono sentito un po' come se fossi stato messo, come se mi fossi io stesso messo a nudo, ed è stata quindi una sensazione non particolarmente piacevole. Poi, però, dopo, insomma, ci ho fatto l'abitudine. Pubblicare il primo libro di solito è una decisione anche che viene presa così di getto, senza riflessioni. Però pubblicare un secondo libro, come si dice, è molto più difficile.
Come mai ha deciso di continuare a scrivere? Perché ha avuto un riscontro positivo, ha visto che piaceva le sue storie, o magari perché era un suo bisogno interiore? Entrambe le cose, nel senso che avevo ottenuto un buon riscontro, ovviamente in termini numerici riferito a scrittori che non sono scrittori conosciuti a livello nazionale, ma diciamo scrittori esordienti o scrittori poco conosciuti. Però avevo ottenuto già con il primo Santa Maria un discreto riscontro. Ma soprattutto ho continuato a scrivere perché ho capito e ho sentito che era un modo come un altro per guardarmi dentro, per riflettere sulle questioni della vita, sulle questioni che riguardavano i miei sentimenti, le mie relazioni umane. Qua vediamo 1994, è il terzo romanzo. E quindi, diciamo, ho continuato a scrivere anche e soprattutto per me stesso. Lei, come ha già detto, ha girato quasi tutta l'Italia a presentare il suo libro. Ci dica qual è stato il commento positivo che le ha fatto più piacere e quello che magari un po' negativo che le ha fatto dispiacere. E allora, i commenti positivi riguardano il fatto che durante il cammino, e guardi, anche adesso sono parecchi mesi che non faccio presentazioni in libreria, quindi che non ho un contatto diretto con i lettori, però 2 giorni fa ero a far spesa in un supermercato, ho incontrato una persona che conoscevo che mi ha detto: ho appena letto il tuo libro e l'ha appena letto anche mia moglie. E lei ha fatto il cammino di Santiago e si è riconosciuta, si è ritrovata nelle parole, nella dimensione, nell'atmosfera. E quindi questo è il commento che ho apprezzato maggiormente, quando i lettori hanno testimoniato che dopo aver letto il libro o leggendo il libro Santiago si sono sentiti di nuovo sul cammino, hanno riprovato di nuovo le emozioni, le sensazioni, hanno ritrovato il silenzio dei boschi, hanno ritrovato la gioia per un incontro e anche le fatiche, i dolori, diciamo, per fare tanti passi e tanti chilometri durante l'arco della giornata. Diciamo, il commento, non ci sono commenti particolari che mi abbiano infastidito, anche perché a volte apprezzo di più le critiche che i complimenti, perché credo che le critiche ci diano la possibilità di migliorare, di crescere e di andare a smussare quegli spigoli che inevitabilmente ognuno di noi ha. E diciamo, forse quello che ho condiviso meno è, diciamo, che c'è stato qualcuno che mi ha detto che era eccessivamente lento, però c'è diciamo, una sorta di volontà dare il senso della lentezza, perché il cammino è il fatto stesso di camminare è un'attività lenta, non si va in automobile. Io volevo riportare nel libro la sensazione di camminare e quindi di fare un viaggio che fosse basato, che fosse contraddistinto dalla lentezza. Se voi ci pensate, come curiosità anche questa, qual è l'unico animale su questa terra che si muove a una velocità diversa da quella che la natura gli ha segnato? Siamo noi umani, siamo noi esseri umani che ci muoviamo più forte, più veloci di come la natura avrebbe programmato per noi. La formica va del suo passo, il cavallo va del suo passo, la pantera va del suo passo, della sua corsa. Noi siamo gli unici che, con l'ausilio di motori o di altre
diavolerie che abbiamo inventato, andiamo più forte. E secondo me questo un po' influisce anche sulla nostra, sul nostro essere. E quindi io nel libro volevo riportare questo, perché il cammino è questo. Il cammino è un passo dopo l'altro, lento, e nella lentezza si percepiscono e si conoscono tante cose, sia di se stessi, sia dei luoghi che si attraversano, che se andassimo, che se li attraversassimo con le automobili, non ce ne renderemmo conto. Grazie Leo, ci ha fatto entrare in questo percorso significativo, molto spirituale, ci ha dato, e noi consigliamo e invitiamo i nostri ascoltatori a comprare il suo libro perché è molto interessante, piaceva anche da leggere. Ora la salutiamo e richiamiamo la Presidente che presenterà la seconda ospite.